Bene ragazzi, eccoci a un nuovo video di Tales of Arise. Where should I cast my line? Quindi qua che mi danno? Everything looks fine with the lore. Andiamo, right, andiamo. Let's do this. All right. Vediamo che animalaccio abbiamo. Devo dimostrare che siamo noi migliori. Comunque, questo è un nuovo punto di pesca, come avete visto. Risulta che abbiamo preso già due pesci. E alcuni pesci sono comuni, li potete trovare un po' ovunque, poi ci sono alcuni magari specifici di quella zona. Dai. Vieni da mamma. Anzi, da Kisara. Ma get a good meal out of this fella. I can't believe you caught that with the rod. Quindi abbiamo preso uno nuovo. Mi sembra, sì. Sì. Ma mi serve il piranha. Piranha. Piranha, quindi deve essere tondo. E qua sono tutti lunghi. Ah, forse quello più lungo là, forse ce la faccio a prenderlo. No, vedete, se avete intenzione di prendere un tipo di pesce e allontanare gli altri, dovete fare come sto facendo io. Come si allontanano un po'? Qua? Oh, l'avvicino. Ok, toccato. Comunque devo prendere un piranha, quindi il prossimo devo prendere qualcosa di tondo. Cambio amo. Questa telecamera che cambia inquadratura è orribile. Luccio verde. Luccio verde. Ah beh, luccio verde, era la lista. Luccio verde. Ah ok, adesso devo prendere un piragno. Allora, vediamo se cambio esca, ci sta il piragno. Piragno, piragno. Piragno. Demoniato, no. Those fish be. Quindi di qua non ce l'ho. E allora vabbè, niente, continuo con quella da esca, da due, vediamo. Piranha, eccolo. Ho visto. Vai. Vieni da me, piranha. Piranha è facile beccarlo sottondi. Ma è così, abbiamo completato pure questa parte di laghetto. Ormai sono diventata un'esperta di pesca. Solo quelli con due tacchi di vita non riesco ancora a farli. Quindi ci vorrà sicuramente una canna diversa, migliore. Ok. Piranha preso. E abbiamo completato. Perfetto. I boschi di Alto Brillo. There's something in the water. Now where might those fish be?
Where should I cast my line? Bene, abbiamo ottenuto una nuova esca. Proviamo a usarla. Allora, dove ci sta l'acqua che galleggia? Bollicina. I've got something. Questo sembra abbastanza facile come animale. I'll catch something bigger next time. Nice work. Persico, vediamo se ce l'avevo. Sì, ce l'avevo. There we go. Looks like I hooked a pretty rare fish. Questo penso che sia nuovo. Vediamo se me lo do. Sì. Oh, me ne mancano due. Everything looks fine with the lure. All right, let's do this. All right. Well, it's not bad per se. Nice work. Ok, mi manca la truta. Ma sinceramente non lo so se la prendo la truta. No, possiamo dire che una volta sbloccato il mulo e avendo sconfitto il boss di terra, quindi che avevamo bisogno della nave che ci portava da un'altra parte per sconfiggere i boss di terra, abbiamo a disposizione la nave per andare a pescare, cosa che non sapevo. Quindi, vediamo come si fa adesso. Shion, just in the nick of time. Here, lend me a hand while I... No! What the... Oh, right! The thorn... No, I'm the one who should apologize. Again, La? Can't you even go a minute without... Seriously, it's fine. I'd rather that than people... Besides, I'm the one who should be vigilant about not... Actually, I've been meaning to ask. I guess I never really thought about it in those terms. Before long, it was just part of my everyday reality. Which isn't to say I didn't feel alone. So numb. It's fine. But... I appreciate... Until I get rid of these... Maybe it'll be soon? Yeah. Beh, non ho capito perché si è sbloccata qua. Andiamo. Zona di pesca. Vediamo che animali troviamo là. Che pesci troviamo. Oh, che bello. Tira un sacco di vento. Allora, vediamo. Ne stanno un sacco. Oh, pure tosti, eh. Allora, io ho sbloccato delle nuove esche.
Allora, vediamo un po'. Andiamo di spigola. Vabbè, ma spigola non ci conviene. Io direi di usare questa da 3 e vedere cosa attacca. Poi magari andiamo su quello specifico. Sì, ma qua... Eccolo. Peccato. Posso fare chiunque. Questo mi sembra abbastanza facile, quindi penso che sia quello più base. Ma si viene sotto sotto, non si vede niente. Mazza, se questo è piccolo. Sembrava piccola la immagine. Ok, questa è sì, quello più basso. Ok. E che sto davanti, non si vede niente. Ah. Vai col triangolo, no? Sì, voglio quelli più lunghi. Questo già sembra più ostico. È arrivato sotto, non si vede che fa. Vabbè, voi concentratevi sempre su cosa dice di fare. Dai. Ok. Vediamo quest'altro che cos'è. Carino. Barracuda. Ho fatto un nuovo record. Non l'ho mai preso, come ho fatto a fare record? Ah, vedi un po'. È il penultimo. Vedi quanto sono questi bestioni enormi. Non lo so. Adesso mi sembra nuovo. E vieni. Sì, una bella bestia. Mamma mia, quando è? Ce la farà il nostro amo a tenere? Dai, che mi serve una canna nuova. Praticamente fa tutte queste cose che non si riescono a vedere con quella davanti. Beh, fa delle mosse normali. Non si riesco a prenderti. Questo è orribile quando salta. Ok, vediamo che abbiamo preso. Madonna, pinna blu. Ma era l'ultimo, no? No, no, no. Ok. Dovrei prendere quelli più piccolini. Come li prendo con la X? Sì. Visto che quello tondo si avvicina. Pure questo è ciotto. Qua stanno tutti in salute. Belli grassottelli. Ma mi fa delle mosse concrete.
E vabbè, no. Ma fa addormentà. E mo con il riflesso dell'acqua pure, non si vede niente. È orribile, non si vede niente. Ma infatti è scuro, così non mi dà fastidio. Tramonto è una cosa orribile. È solo una palla per prendere sto pesce, perché ha un sacco di mosse stupide. Non te lo fa prendere subito. Che cos'è quello? Fagiello rosso. Dai. Vediamo un po'. Cernia. Dobbiamo prendere la cernia. Merlin. Allora, vediamo se abbiamo un'esca con la cernia. Cernia, beffarda, perfetto. Allora, vediamo se utilizziamo l'esca corrispondente al pesce, se me lo dà. Ah, ma qual è? Vediamo che sia questo. Non si fa mai giorno qua. Devo avere sto riflesso in faccia per tutto il tempo. Cernia beffarda, presa prima botta. Bene, se vi serve un particolare tipo di pesce, se avete più esca, se avete più esca potete provare. Io di Merlin non credo di avere niente. Fammi provare di nuovo questo da tram, vediamo se riesco a beccare dei pesci. Immagino che devo prendere quelli grandi. Comunque, nella storia ho sbloccato una missione che mi porta in un posto per pescare un pesce, molto molto famoso, secondo quello della missione, non lo so, ma non ce la faccio ad andare in quel underground perché ci stanno i mostri a livello tipo 60 mi sembra, e non è fattibile per il mio livello attuale. Dai. Niente, questo è la truta. Oh, no, il tonno. Tonno. Ma io direi di abbandonare la pesca, di andare dal tizio che ci ha dato la canna per vedere se abbiamo sbloccato qualche altra cosa. Looks like it was well worth coming out here to the ocean to fish, judging by your haul. Decisamente. Yeah, I can't complain with a catch like this. Dinner tonight's going to be a real hell yeah! What do you care? You're always happy as long as you're full. Not always. I mean, okay, yeah, sure. Having a full stomach is cool, but Kisara's cooking is just so well, sorry for not being able to cook as good as what? That's anyway, what are you planning to do with that fish? Grill it? Yeah. Kisara? Sorry. Can you, Hey, are you all right? You're it might be more accurate to say... What happened? She was doing okay? Who? Actually, I think I remember her mentioning at one point that she... But we've been out here for a while now. Maybe it doesn't hit her when she's concentrating on... Okay.
Quindi, no, in effetti è vero. I'm sorry. I've never seen anyone look so ill before. Don't worry about dinner right now. I think it's safe to rest here now. Quindi ha ragione, perché era l'unica che soffriva di mal di mare mentre stavamo sulla nave. E non ha senso che poi dopo per pescare non soffra di mal di mare. Allora, stagno. Andiamo, vediamo se ci sblocca qualcosa. Così magari mi rifaccio i gruppi di pesca di quelli più potenti. Sono a due vite. Vediamo. Ah, quindi siamo arrivati a 20. Ok, a 10 ci ha dato una canna. Vediamo se ce ne dà un'altra. Perfetto. Ok. Perfetto. Quello che ci serviva. Allora, vediamo qua se abbiamo preso tutti. Ah, qui. Poi ci vuole la truta. La canna la cambiamo. Qualcosa che prenda la truta. Truta, truta. Non ci abbiamo niente di truta. Ci abbiamo questa truta. Truta col balto. Metto un altro tipo di truta. Me lo piglio lo stesso. Dai, sì. Proviamo. Ah. Faccio quello più grande. Vero? In effetti questo gli toglie subito la vita. No, questo ce l'avevamo già. La truta che è... Questi mi sembrano deboli. Oh, io mo faccio il triangolo, sarebbe. Faccio quelli con i cosi più strani. No, questo qua RT ci ha levato tutto. Carino, ho preso la trota. Ok, bene, questo l'abbiamo completato. Direi di farci tutti i tipi di pesci che abbiamo lasciati in sospeso. Allora, ok, qua c'è uno. No, vedi, questo non ho preso niente qua. Possibile? No, aspetta, che amo ciò. Chiamo quell'altro. E mo prendiamo di tutto. Allora, prima prendiamo questo tondo intermedio. Sembra strano che abbia lasciato dei postini per pescare. Oh. Per essere un pesciolino così si fa tirare. Immagino che con l'altra canna non la prendevo mica. Fagello. Vediamo. Ah, infatti, vedi.
Oh, e mo stavi là. Ah, vabbè. There we go. She's got a good size to her, all told. Scombro. We can make a real feast out of this bad boy. Ok. Dobbiamo trovare. Ah, mi sa che quello del rombo ce l'avevamo. Rombo. Corallino. Perfetto. Quale sarà il pesce palla là? Non lo prendo. Ne col triangolo. Dai, dai. Mi sa che è attaccato l'altro. Velocissimo questo. Scombro. Amazing. Hey, what do you think about that spot? Good idea. I'll go for that one. Ah, deve essere questo tondo. Ah, io dico, si mette quello davanti e poi me lo frega. Qui. Come faccio a prenderlo senza che quello mi frega? Oh, l'ho presa. La fatica c'è più riuscire a farli prendere, a boccare. Che carino l'immagine. Oh, ho sbagliato. Ok. Quindi rombo sono quelli tondi. Ah, il salmone. Scombro. Salmone. Ok, perfetto. Dovremmo avere tutti. Ehi. È andato via il giallo. Ah, penso che sia il triangolo. Speriamo che è quello. Not a fish I see often. Salmone, perfetto. Is it okay to eat? Quindi qui abbiamo completato. Looks like we made it here in one piece. There's something in the water. Okay. Vediamo qua cosa ci mancava. Allora. Piranha.
Non ci sta questo. Now where might those fish be? Beh, no, non ce l'ho, quindi vabbè, vado su questo. Qualche cosa uscirà. Could it be? Oh, l'ho preso. You tamed a real beast. Che fatica. Ok. Ma so storione qua. Immagino sì che sia grande. Everything looks fine with the lure. All right, let's do this. Questo forse conviene. Oh, l'abbiamo. Ce l'abbiamo il bastardo. Che cavolo di forma c'ha? Etichettato. Dai, vieni. Ok, vediamo se ce la facciamo. Già non ce la facciamo. Ma vaffanculo, non riusciamo a prenderlo. E allora niente. Ma non si può fare. Che peccato. We've reached our destination. There's something in the water. Ok, qui l'abbiamo completato. I hope we catch something decent. Indeed. Hungry bellies are counting on this. We finally made it. What do you say we check back in on the ranch? There's something in the water. Where should I cast my mine? Questo ce l'abbiamo l'esca. Apposta. This feels like a big one. Ah!
Sì. Ho preso la maledetta. Ok, mamma che fatica. Allora, finito qua. Penso che ce ne siano altri. Wow, I can't believe you caught another amazing fish. Grazie, grazie. No kidding. I had no idea there was anything like that even swimming around in the Kisara? Huh? Oh, hey, Rinwell, Alfin. Why the long face? Not happy with your haul? Are you not sure how you want to cook it? If you don't mind. No, it's nothing like that. Here, take a look at this. A golden catfish? My brother Magal told me something about catfish once. He said, when you find a big one, it's an omen. And with a catfish this big, I'm just hoping it isn't a sign something bad's coming our way. Are catfish like that supposed to be bad omens? Not necessarily. But you know how these things go. Omens usually don't pop up to warn you of when... Well, think of it like this. Omens just mean that change is coming. And in this case, it's change that all of us are going... Totally. We're trying to overthrow the big bad Renans. If that's a bad omen for anyone... Huh. I never thought of it like that. Then I guess you could say this fish is Migal's way of telling us that he's with us. That we're going to build a future for Dana. You bet we will. E tutto questo perché ha preso un pesce. Oh! È sbloccato! Un'altra abilità, buono! Ah, attacco scudo! Figo, crea un tornado. Vabbè. Quindi se arriva giù. Questo è quando abilità arriveremo ad avere. Allora. Gli ingredienti per fare cosa? Non ho visto. Comunque. Alla vigilanza. E allo stagno. Sì, l'abbiamo fatto. Non mi ricordo. Vabbè, al massimo ci parlo con quello. Credo che ci sblocca qualche altra. Qualche altro ammo. There's something in the water. Allora, vediamo. Qua sì, più completo. Ok. Ci darà sicuramente un'esca. Acqua salata. Quindi questo è per quando stiamo fuori. Mi arriva a 35, mi dà un'altra esca, penso. A 40 mi darà un'altra canna. Comunque abbiamo altre due esche così. That was quite the little adventure we went on. Allora, qui ci manca l'ultimo. I hope we catch something decent.
Indeed. Hungry bellies are counting on this. Ah, questi sono quelli nuovi. Barracuda, luccio e salmone. Il salmone l'avevo preso senza di te. Grazie. Pure questo mi sembra nuovo. Ok, ce l'abbiamo l'esca di questo. Bene, vediamo di prendere qualcosa. Ah, mi sa che l'ho preso subito quello nuovo. Sì. Allora, fammene prendere un altro, così vediamo se faccio il record. Ok, perfetto, ne ho presi due. Allora, vediamo qua se ho lasciato qualcosa. We've reached our destination. A fish! You saw it too, right? Everything looks fine with the lure. All right, let's do this. Where should I cast my line? Ma qua ce ne sono due, anche se non è lo stesso tipo, però penso che dovrebbe uscire più o meno, no? Ah, eccolo. Dai. Ma questo qua è. Putting up a real fight. I'll let you go this time. Niente, l'ho perso. Sicuramente sarà a prendere l'esca superiore. La canna superiore. È inutile continuare così. Qui li avevo presi tutti nel molo nascosto. Vediamo qua. Mancava qualche pesce. We've reached our destination.
You know, don't you think we're running a little low on food? I guess we are. Looks like there's a place to fish over there. Oh! Okay. Ah, ok. Ho preso tutto. There's a nice breeze here. Quindi, come non detto. Qua sarebbe da pescare, ma è impossibile entrarci. A fish. You saw it too, right? Ok, qui mi serve la truta. Now where might those fish be? Cobalto, perfetto. Però di questo l'esca. Ma quale sarà? Mi sembra quello questo qua. Sì, infatti, c'ho ragione. Se mi hai dato l'amo per questo, ce la dovrei fare. Dai, dai. I'll let you go this time. Hmm? This feels like a big one. Sì, preso. This is quite the catch. Anche carino. Look at you, fishing like a pro. Mamma che fatica. E con questo abbiamo ufficialmente concluso e completato tutti i pesci che stanno in questo posto. Perfetto. Oh. What a gorgeous fish you caught. It almost looks a little like a gemstone. Beh, sblocca un'abilità. It's called a cobalt trout. They're actually tremendously... I wonder how it tastes. What? Look at how big it is. Its growth must have been pretty unusual. Mutated fish are known to be pretty cautious by nature. It's possible it turned out this way after years of... We're still going to eat it though, aren't we? Infatti. Come on, we don't have to eat it, right? Yeah. I get. No way. You should always eat whenever you get the chance. You never know when the enemy will strike next. That's true. Cuciniamolo. No, vabbè, non mi ha sbloccato nessuna abilità. E vabbè. Ne faremo una ragione. Volevo provare una ricetta che forse ho sbloccato. Col pesce. Questo dovrebbe essere. Sì, pesce boss. Che ti dà veramente esperienza. Dovrebbe essere medio. Ah sì. Proviamo. This looks perfect. Guaranteed to hit the spot. Ah, per quello che mi è costato, penso proprio di sì. Well, how's it taste? The meat is just the right texture and firmness. I'm impressed you can cut up such a huge fish. The basic procedure doesn't really change whether a fish is big or small. All it takes... Still, I feel a little bad eating this fish. It's supposed to be a pretty rare... I'm the type who fishes for food first and foremost. Once I catch something, I cook it up with care. Don't worry. I took an imprint of it for posterity before I turned it into steak.
The meat is so thick. It almost reminds me... What's the difference? Isn't it all meat at the end of... Says the guy who always complains about it not being... Look, as long as it tastes good, I don't care what it is. Even vegetable... I'm talking about meat! It looks thick because that's how big the fish was. There's still plenty to go around, so feel free to have more if you want it. Sure, I'll take another slice. E Sean, giustamente. There's something in the water. Quindi a 5-5 ti dà qualcosa. Io solo vedere che tipo di esca era. You're still not done fishing yet? Boring. You need patience to fish. E questo? Non mi ricordo più. Ecco, questo è. Ah, questi sono. Sono le mascotte dell'altro gioco, sempre di Telesoft. Carini. Bene ragazzi, abbiamo qui la partita. Se vi è piaciuto il video mettete un like. E se siete interessati a vedere come va a finire la storia, iscrivetevi al canale. Ciao ciao!